Allora, ciao a tutti, eccoci qui con Dagmar di Sales Supply. Buonasera. Ciao Dagmar, chi è quell'altra persona che c'hai sullo sfondo? È un nostro cliente. Ho messo lo sfondo per nascondere la porta così che quando passa il corriere con i resi. Perché Ok, è allora. troppo corrioso, il corriere che arriva alle 5 è sempre troppo corrioso. Va bene, va bene. Allora, innanzitutto ringrazio Dagmar per la partecipazione e prendiamo ancora qualche altro minuto in attesa degli ultimi ritardatari e nel frattempo introduciamo l'argomento di oggi. Visto che ci avviciniamo alle vacanze natalizie e alla buffata di ordini che seguirà, e visto che è appena passato il Black Friday con il suo bellissimo picco di ordini, e credo che sia utile parlare della gestione corretta della parte dei resi, perché così come ci sono gli ordini, ovviamente in una certa percentuale ci sono anche i resi e vanno gestiti nella maniera corretta. Anche perché, dimmi Dagmar se sbaglio, la parte dei resi è una parte critica nella gestione del customer care e anche nella user experience del cliente, perché se un'azienda non è in grado o non gestisce in maniera corretta diciamo questo piccolo problema nel posto spedizione, può essere una macchia che poi rimane sullo store e sulla percezione che hanno il cliente dell'e-commerce, giusto? Giusto, giusto. Ok, allora io lascio la parola al momento a Dagmar che ha delle slide da condividere, giusto Sì, Dagmar? ho qualche slide, qualche spuntino poi aspettiamo ovviamente le domande dal pubblico. Con tuo permesso, introduco sempre un po' breve chi sono io, chi è Sales Supply, cosa facciamo. E perché pensiamo di avere esperienza e qualcosa da dire sulla questione dei resi. Buonasera a tutti, io sono Dacqua Sporek, il responsabile di Sales Supply Italia. Sales Supply è un'azienda che nasce 12 anni fa in Olanda. Come magari sentite dall'accento un po' strano, sono straniero anch'io, sono olandese. Gestisco Sales Supply in Italia da circa dal 2011, quindi da più di 8 anni ormai. E una delle nostre prime attività è stato per clienti non italiani gestire i resi sul territorio italiano. Oltre al servizio clienti e la consulenza di internazionalizzazione, è stato proprio molto con i mani nei loro resi. Per questo qua. Quindi il servizio resi è addirittura un servizio che offriamo già da più di 8 anni. Sales Supply si è specializzato già dall'inizio nell'internazionalizzazione di siti e-commerce. Abbiamo portato all'inizio siti olandesi in Germania, in Francia, dove avevamo i primi uffici. Poi dopo sono arrivati anche i clienti tedeschi che hanno chiesto di andare non solo in Olanda e Francia, ma anche in altri paesi e così sono nati le varie sedi di Sales Supply. Oggi come oggi siamo presenti in più o meno 15 mercati mondiali, da Brasile, Stati Uniti, principali mercati europei come paesi nordici, Olanda, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Italia, Polonia. E fino a in Cina, dove abbiamo una collaborazione con un ottimo partner. Offriamo, oltre alla consulenza in transazione, servizi logistici. Abbiamo dei magazzini in vari paesi europei per aiutare i nostri clienti a avvicinarsi più alla loro clientela, quindi l'azienda italiana che vorrebbe spedire, soprattutto tra poco, dopo il Brexit, in Inghilterra senza ritardi o mettere la merce in uno dei nostri magazzini in Inghilterra e spedirla lì. Però il più importante tema di oggi è gestione dei resi. Ovunque noi siamo presenti o abbiamo delle collaborazioni con dei nostri partner, siamo in grado di ricevere per
venditori online, sia chi vende attraverso il proprio sito, chi vende attraverso marketplaces come Amazon, eBay, Spartoo, possiamo ricevere i resi del vostro cliente straniero in un altro mercato. Quindi spedite dall'Italia in Germania attraverso Amazon, però volete ricevere il reso del cliente tedesco in Germania e noi offriamo questo servizio. Poi sono corrieri che fanno la stessa cosa. Noi aggiungiamo però un servizio molto importante che dal punto di vista customer care è molto importante, vale proprio tanto per i nostri clienti, è che apriamo il reso e controlliamo il reso e il contenuto di questo reso. Quindi ti garantiamo che abbiamo ricevuto il tuo reso nelle condizioni adeguate. Ovviamente se una maglietta è stata portata, poi lavato, eccetera, magari è difficile da giudicare per un nostro collaboratore, però le scarpe che sotto il suolo sono sporche, queste sono cose che possiamo segnalare, però diciamo che nel 99% dei casi riceviamo il reso corretto, indichiamo tutto questo e quindi diamo la possibilità al merchant di Amazon, di Spartoo, eccetera, di procedere con il rimborso di questo reso. Come hai Giacomo, detto già scusa. prima, il reso può essere una grossa frustrazione, causa di grosse frustrazioni dei clienti, perché anche se hanno sbagliato loro, nel momento che il reso non va gestito bene, diventa tutto colpa tua e soprattutto perché loro pensino che un reso ricevuto oggi alle 4, il rimborso va emesso oggi alle 5. Certo. Non capiscono che ci sono eventualmente periodi logistici in mezzo e noi cerchiamo di ridurre questi periodi offrendo la possibilità di dire ok, questo reso ho ricevuto oggi, noi l'abbiamo registrato, l'abbiamo verificato, anche se magari a te arriva fra una settimana nel tuo magazzino, noi ti assicuriamo che questo prodotto l'abbiamo ricevuto registrato. Perfetto. Dagmar, approfitto per farti subito una domanda che mi è venuta in mente proprio mentre parlavi. Per quanto riguarda per esempio la gestione dei resi, hai citato per esempio alcuni marketplace tipo Spartoo, Amazon. Quando ci sono di mezzo marketplace di quel tipo, soprattutto Amazon, che tende, diciamo, a dare più ragione al cliente che non al merchant. Nel caso in cui ci si trova davanti a un reso non conforme, per esempio hai citato l'uso un prodotto usato, tipo le scarpe effettivamente sporche o magari potrebbero anche essere usurate o rovinate o altro. In questi casi come ci si comporta? Cioè, si ha qualche arma anche nei confronti del marketplace o bisogna subire, tra virgolette, il reso? Allora, è una domanda abbastanza difficile da rispondere. Difficile, beh, sarebbe facile, però sappiamo che Amazon, soprattutto con la gestione del reso dalla A alla Z, eccetera, è molto potente e quindi spesso non ascolta bene, diciamo, le contestazioni del Del merchant. merchant, sì. Anche se noi eventualmente mandiamo delle foto delle scarpe usate, dell'abbigliamento sbagliato, danneggiato, però Amazon è molto da parte del cliente, quello sì. Però vediamo, sentiamo ogni tanto clienti che dicono ok, grazie alla segnalazione non abbiamo fatto subito il rimborso. E abbiamo iniziato a negoziare. Il cliente ha mandato le scarpe sporche. Ok, non è che poi è finito che non hanno rimborsato niente, però almeno una percentuale hanno potuto detrarre. Però è soprattutto una negoziazione tra cliente e merchant. Nel momento che che il cliente si svolge ad Amazon spesso non ascolta. Ok, quindi diciamo che ce la dobbiamo tenere lì e dobbiamo considerare anche il fatto che per Amazon il cliente è sacro e anche se noi abbiamo ragione, il cliente ha più ragione di noi sostanzialmente. Adesso sì. Ok, sempre per quanto riguarda la questione dei resi, visto che c'era stato sollevato
proprio qualche giorno fa da un nostro cliente che veniva in Germania, un problema grossissimo su quel mercato lì. E sicuramente tu hai un punto di vista e un osservatorio molto migliore del nostro come shop che vendono a livello internazionale. E ci diceva che nel settore abbigliamento in Germania c'è addirittura in alcuni casi anche il 30-40% di tasso di resi, soprattutto nel settore calzature. Ma per poter gestire una tale mole di resi, perché vuol dire praticamente rinunciare o meglio far finta di non avere il 30-40% del fatturato in quel paese, perché dagli ordini fatti effettivamente ne rientra un bel po'. Allora, è una domanda culturale. La differenza tra il tedesco e l'italiano è che il tedesco usa ormai internet come comodità. Per lui è diventato più comodo. L'italiano ancora tende molto a cercare per il prezzo più economico, anche se lì si vede che stanno anche cambiando qui Dinamica. comportamenti, però in Germania è già da anni così che il cliente, grazie a Zalando e ad Amazon, grazie tra virgolette, che il cliente usa casa sua come camerino da prova. Ordina, riceve a casa, poi vediamo anche, soprattutto grazie anche al sistema di pagamento che usano molto i tedeschi, di pagare su fattura entro 10 giorni. Vedrai che il tedesco ordina, per esempio, 5 paia di scarpe, blu, marrone, nero, in due taglie, 42, 43. Poi a casa si fa la prova, guarda quale paio sta meglio con il nuovo abito per le feste. E dice: ok, mi tengo le scarpe marrone 42 e gli altri 4-5 paia li mando in giro. Quindi a quel punto paga solo quello che mantiene, perché se il Sì, pagamento lo fa entro dopo. questi 10 giorni a Zalando gli offro il pagamento 10 giorni, e quindi vuol dire che ricevo oggi lunedì, cosa abbiamo oggi? Lunedì 9, faccio la prova a casa mia, faccio giudicare alla mia moglie quale paio di scarpe prendere. E domani mi presento in ufficio postale con i 4 paio di resi e nel corso della settimana pago l'unico paio che ho ottenuto. Quindi non c'è neanche il fatto di anticipare, se un paio di scarpe costa 100 euro, di anticipare 500 euro, poi io ricevo il rimborso di 400. No, lo ricevo 5 paio di scarpe, ne vendo 4, ne pago uno solo. Quindi 100 euro da pagare dopo una settimana. Ma E la politica. questa è l'abitudine del tedesco. Su Amazon non è completamente così, però c'è la prenotazione sulla carta di credito, però se poi la Certo. rendo in pochi giorni viene stornato quel pagamento. Quindi anche lì, questa è l'abitudine in Germania e questo è il motivo per quale Zalando ha dei tassi di resi tra 40 e 50%. Sono famosi per le Zalando Parties, ragazze che durante la settimana fanno ordine, venerdì, sabato sera si incontrano, hanno detto: guarda, io ho preso questa qua cosa per me, ma ho preso anche la tua taglia, magari ci provi e se ti piace. Poi lunedì si presentano tutto in posta con i vari resi. È Certo. vero però che anche Zalando adesso sta studiando metodi di ridurre questi resi, quindi anche Amazon, mi ricordo di aver letto qualche mese fa che in Italia addirittura clienti sono stati cancellati dal progetto Prime per aver reso troppo, quindi di aver Sì. probabilmente preso anche questo tipo di cultura di ordinare, provare, vendere. Poi ogni tanto ci sono le storie delle ragazze che escono sabato sera, poi domenica lavano e mettono in lavaggio e poi lunedì rendono, E però poi sono rimandano. eccezioni, sono eccezioni. Ok, perché di questa cosa qui della cancellazione degli account di Amazon, almeno dell'offerta Prime, ne avevo sentito parlare, ma in America, quindi non sapevo che già in Europa Ne ho stesse. letto anche qualcosa adesso non ricordo esattamente dove. Però No, però è interessante qualcosa che sui comunque blogging che Amazon. si fa in Italia e altri paesi.
Zalando addirittura sta anche già mettendo costi per i resi. Adesso Ecco. lì non sono ben informato se lo fa solo per chi rende magari troppo o rende ogni volta. Sicuramente non lo stanno facendo in Germania, ma secondo me lo stanno provando in vari mercati come la Francia e Spagna. Visto che hai citato altri mercati e abbiamo parlato fino ad ora della Germania, ci sono anche altri mercati, almeno a livello europeo, ma anche guardando sul Nord America, che hanno questo tipo di tassi di reso? Allora, i peggiori in Oppure. assoluto sono i tedeschi, seguito Ok. dagli olandesi, e poi gli inglesi che sono molto abituati di ricevere a casa, di fare tutto da casa, non alzarsi. Ogni tanto mi chiedo perché hanno bisogno di scarpe, sì, perché sembra che stanno solo in casa, ordinano, usano, consumano. Però sì, anche inglesi tanti. Nel sud Europa si vede che c'è più l'abitudine di studiare bene cosa vado a ordinare, cosa vado a prendere. Noi offriamo anche per tanti clienti il servizio cliente telefonico, spesso abbiamo al telefono dei clienti o nello chat, anche via mail, ma soprattutto al telefono, delle persone che vogliono assicurarsi che la taglia che stanno per ordinare è la taglia giusta. Una cosa che il tedesco non farebbe mai. Nel caso di dubbio, ordina due o tre taglie, si fa la prova a Sì, casa poi fa. e poi rende. Invece Questo è in vero. Italia c'è. Quindi è vero che il tedesco rende di più, però dall'altro lato usa meno il canale del servizio cliente, del customer care, chiama meno. Quindi anche lì Quindi sono costi possiamo magari nascosti in un altro punto. dire che sostanzialmente il grosso dei resi viene generato poi nei paesi che hanno una cultura un po' più estesa dell'e-commerce, magari che sono partiti prima. Come? Una cultura più comoda. Una cultura più comoda, sì, che sono già abituati magari a gestire questo tipo Sì, di in attività. Germania è tutto dovuto al fatto che in passato c'era una legge che ordini fatti ordini su distanza, se non sbaglio, erano una cosa generica anche per i vecchi ordini da catalogo, che ordini con un valore più alto di 40 euro, la spedizione doveva essere inclusa. Poi è stato Zalando, seguito poi anche dopo da Amazon, ad offrire la spedizione gratuita e il reso gratuito. Però è detto che Zalando li calcola nel prezzo, e questo è Certo. anche. È una discussione che noi affrontiamo spesso anche con i clienti quando li consultiamo su come approcciare un certo mercato, e di dire la domanda è sempre: ma quanto dobbiamo chiedere per la spedizione? Dobbiamo offrire spedizione gratuita, 5 euro, i costi reali, dobbiamo offrire il reso gratuito, il reso quanto deve essere, quanto facile. Sono tutte questioni che dipendono molto dal tipo di prodotto, dal tipo di mercato e soprattutto anche dalla competizione. Se vai in Germania sono abituati ad avere la spedizione gratuita e il reso gratuito, però se guardi i prezzi vedrai che i prezzi sono Sono più più alti, alti, hai più certo. margine. Quindi Zalando sa che su un prodotto ho le spese di spedizione e ho il rimborso. Quello che volevo anche sottolineare, per Zalando conta di avere un ordine. È meglio mandare al cliente 5 prodotti e ne avere 4 indietro e aver venduto un prodotto invece di non aver venduto un prodotto. Quindi questo è Certo. loro, immagino, questo più è la mentalità di loro, è di guardare molto sul customer lifetime value, quanto spende un cliente medio all'anno. Ormai i tedeschi sono abituati e non vanno più su Google a cercare dove si trova quel prodotto, vanno a Zalando, se non hanno già ricevuto la mail personalizzata con le varie proposte di cosa ordinare, tutto quanto. Quindi cliente, è tutto comodità.
Sì, preferiscono raccogliere l'ordine anche se poi devono essere gestiti dei resi, perché comunque ci sono più prospettive per quel cliente poi per piazzargli qualche altra Certo. cosa, immagino. Bene, bene. Però quel messaggio che tu hai dato è molto interessante, il fatto che ai merchant, soprattutto italiani che devono andare verso l'estero, c'è da considerarla questa cosa dell'incidenza del reso all'interno non solo del pricing della spedizione in sé, anche perché se già sono abituati alla spedizione gratuita o al reso gratuito, poi bisogna in qualche modo fare buon viso a cattivo gioco, ma più che altro bisogna considerare a livello di prezzo del prodotto, in modo da poter rientrare nelle spese aggiuntive di rientro, costi di logistica inversa e quant'altro. Sì. Poi anche molto importante ovviamente se parliamo del proprio mercato, quindi se parliamo eventualmente di venditori online qua, che vendono un proprio sito qua in Italia, spesso vedrai che all'estero vendono il loro catalogo attraverso marketplaces e quindi hai un approccio molto meno personale, meno personalizzato con il tuo cliente. Su eBay riesci ancora a creare il tuo negozio, su Amazon hai poco visibilità come marchio, come brand, come sì, se sei un brand ovviamente no, se ti chiami Dolce Gabbana puoi avere il tuo brand store su Amazon, però se sei un merchant che vende, parliamo di abbigliamento, scarpe, perché è un settore molto, molto forte in Italia, se questi qua offrono, sono dei negozi multi-brand e vendono all'estero con un loro negozio che magari in Italia è conosciuto sul mercato come un rivenditore, però all'estero un po' meno, magari completamente sconosciuto, sei uno di tanti e soprattutto se parliamo della vendita attraverso Amazon dove il codice EAN il prodotto viene, il cliente cerca, vede la lista delle varie offerte, sceglie magari oggi il prezzo più economico perché non ha fretta, ma domani sceglie chi può consegnare in 24 ore o Certo, eventualmente sceglie il entro servizio. 6 day. Quindi No, queste no, sono un po' assolutamente. le tendenze. Poi non avendo il proprio sito, la politica di quanto calcolare per le spese di spedizione e quanto chiedere per il reso dipende molto dal canale su quale vendi. Se vendi su Amazon, il prezzo di spedizione è molto importante perché è ben visibile nel prezzo totale che il cliente sta per pagare. Il reso invece è molto nascosto, quindi il cliente non vede subito se ordino di questo qua, devo rendere a costi miei, Sì, non lo devo vede subito. rendere. È un po' più Quindi, nascosto. è un po' più Allora, nascosto, quindi sei più libero di chiedere un compenso per questo reso. certo. Senti, passerei direttamente ad alcune delle domande che ci sono già arrivate. C'è Davide Corral, che non ho visto se è collegato o meno, che ci aveva inviato comunque due domande. E lascio a Marco la lettura delle domande. Sì, buonasera a tutti. Allora, procedo alla prima domanda di Davide, che chiede: qual è la procedura più efficace per gestire i resi? Assegnare un codice e avere un sistema automatico sul sito, oppure? Allora, anche lì la domanda è quanto facile lo vuoi fare per il tuo cliente? Noi abbiamo, come abbiamo anche scritto nel nostro white paper di fulfillment, però entriamo anche nel discorso degli resi, si può parlare di prevenzione, quindi prevedere di avere i resi o ridurre i resi. Nella fascia di ridurre i resi ci sta anche di dire ok, complica la vita del cliente. Quindi se lo fai troppo facile, ancora lì, se è una cosa sul tuo sito e dici sul sito reso facile, reso gratuito, è un strumento di marketing per vendere di più, come fa Zalando, come fa Amazon. Sì.
se sul sito la tua procedura di reso, che deve essere ben definita e chiara, però se lì la gente va a studiarsela e scopre che deve chiamare, deve scrivere, deve aspettare un modulo, compilare un modulo, eccetera, eccetera, magari ti spaventi la potenziale clientela. Parliamo che, diciamo che vogliamo trovare una soluzione più facile possibile. Secondo me, tutte e due le soluzioni vanno benissimo. Il cliente che può entrare nel tuo portale, cliccare sull'ordine, cliccare sul pulsante voglio eseguire un reso, poi scegliere gli articoli, che ha ordinato più articoli. Quindi parliamo dell'esempio delle 5 scarpe che ha ordinato il tedesco, che può semplicemente mettere i flag per le quattro scarpe che vuole vendere, clicca poi sul pulsante e esce subito un PDF con il modulo di reso, ovviamente anche lì al favore del cliente, già l'etichetta del corriere, può chiamare il corriere a ritirare a casa, può portarlo in ufficio, può postare un altro to-do point per droppare il pacco. Diventa tutto più facile, poi ovviamente al rientro del reso per te è più facile se lo riconosci già subito dalla scatola, quindi metti un codice a barre o il numero di spedizione che hai già integrato nei tuoi sistemi, così che riconosci subito che cos'è e cosa dovresti aspettare. Se tu riconosci subito il pacco dall'esterno e poi dentro trovi, come dice il tuo schermo, quattro paio di scarpe e già indicato bene quale dovrebbe essere i codici e gli articoli, basta sparare i quattro articoli e ti conferma sì, hai ricevuto il tuo reso. Quindi, Ok. sì. Poi, sì, quindi è una combinazione di sistemi. La seconda domanda vai pure. Sì. Allora, invece inserire all'interno del pacco una lettera di vettura già pronta per il reso aumenta i resi? Sicuramente sì. Allora, più facile è, più facile penso che tutti noi sappiamo che se ordini qualcosa da Amazon Prime, ti aspetti di poter rendere facilmente andando sul sito, cliccando, eccetera. Zalando apri la scatola. Se lo apri in modo corretto lo puoi anche usare per la spedizione del reso, quindi non devi neanche cercare un'altra scatola. E l'etichetta con l'etichetta d'adesivo da mettere sulla scatola è già inclusa. Quindi diventa molto facile, però dall'altro lato Zalando è anche assicurato di ricevere un reso nelle buone condizioni, perché usando la scatola di Zalando, la scatola delle scarpe stesso, del marchio di quale ho comprato un paio di scarpe Nike, è la famosa scatola arancione. Non vuoi sapere quante scatole riceviamo qui ogni giorno, ogni settimana, dove la gente ha messo lo scotch marrone sulla scatola originale delle scarpe. E quindi la scatola lì puoi buttare alzando, almeno ricevi una scatola decente. Quindi sì, più facile, aumenta sì il volume degli resi. Però d'altronde ricevo anche tutto in modo corretto. Allora, perfetto. Ho una domanda che va a completare un po' questa, perché stiamo affrontando adesso nel nostro nuovo progetto di gestione dei resi su Capla un tema abbastanza importante che ci viene sollevato da molti merchant, che poi si ricollega al fatto di avere l'etichetta di reso già all'interno del pacco. Il fatto che in molte nazioni, in Nord America di sicuro c'è stato dato come dato certo, ma penso che anche in Italia non sia molto diverso, i clienti a casa non hanno una stampante. Quindi, per gestire la lettera di vettura di reso, se io volessi fargliela stampare dopo o prevedere dopo la possibilità di generarla, mi vado a scontrare con questo problema qui. Quindi, co come la gestisco? Sì, in quel caso è sempre siamo nel stesso discorso commerciale,
quanto facile vogliamo fare questa procedura di reso. Se vogliamo farlo più facile possibile al cliente finale, sì, aggiungiamo già l'etichetta di reso, però anche lì vediamo spesso che vanno buttati via. Noi abbiamo tutti i giorni al telefono dei clienti che hanno ricevuto il prodotto, hanno buttato subito via tutta la carta, le scatole, che erano contenuto con Classico. l'ordine, e poi arriva il giorno e dicono: ah no, ci ho provato ieri, ma no, ho deciso di rendere, mi può rimandare il modulo di reso perché l'ho buttato via ieri. E in questi casi Importante, è come... importante di avere anche poi, anche quando c'è la copia del modulo di reso incluso nella scatola, di rimandare la stessa. Il stesso modulo, quindi di collegare i codici e poter rigenerare quel modulo. Quindi in questi casi è importante comunque avere la possibilità di rigenerare la stessa lettera di vettura invece di crearne una nuova per il reso. Poi il fatto che l'utente non abbia una stampante alla fine, da un certo punto di vista, Caplato non è dovrebbe essere assolutamente facile, minimo. no? Con Come? Caplato dovrebbe essere facile rigenerare, ristampare. No, questo sì, questo non è un grosso problema. Il problema effettivamente è quello proprio della produzione fisica del tagliandino da parte del cliente finale, perché se non hanno le stampanti a casa non possono generarlo. Quindi mi chiedevo anche se c'erano dei corrieri che offrivano come servizio, come ho visto che già succede in Italia con SDA per esempio, forse anche BRT lo fa, e GLS di sicuro lo fa, del fatto che io posso fare una chiamata per prenotare un reso, ma non ho la necessità di stampare niente perché arriva già il padroncino, il corriere con la sua bellissima lettera di vettura Sì, stampata. certo, quelle possibilità sì, si aumentano perché ovviamente i corrieri stanno pensando anche di facilitare queste cose. Però rimane che spesso anche per avere poi la tracciabilità di quello che ho ricevuto, più facile avere il reso dentro. Ok, vai, grazie. C'era Sì. Marco che aveva un'altra domanda. Sì, approfitto per fare una domanda io. Avevo visto che Amazon, riguardo ai giorni disponibili per il reso, credo a partire già dal Black Friday, ha esteso i giorni disponibili fino al 31 gennaio addirittura. E quindi mi chiedevo, che cosa devono fare i piccoli e-commerce? Adeguarsi a questi grandi competitors, estendere i giorni disponibili per il reso, quindi seguire questo percorso? Oppure no, fare differentemente e difendersi in altre maniere. Allora, io mi ricordo che noi abbiamo avuto un cliente, o no, è ancora cliente, che addirittura offre 100 giorni di reso. E la gente si dimentica che deve fare il reso. Quindi 14 giorni, 30 giorni, 60 giorni, secondo me non cambia niente. E chi vuole rendere, rende subito. Ovviamente, visto le feste, che spesso si parla di regali, che poi magari dopo le feste vanno, se non sono andata bene o non, hanno sbagliato, la nonna ha sbagliato, la nonna spesso non ordina. Però se lo zio ha ordinato un regalo e poi risulta troppo grande, troppo piccolo, ovviamente quello è il motivo di Amazon di aumentare questa cosa qua. Però secondo me sì, ci sarà magari un leggero aumento dei resi, però ci sarà anche addirittura magari al contrario, un abbassamento dei resi perché la gente dice: ah, faccio l'ordine, tanto ho fino a gennaio a rendere, e poi si dimentica di questa cosa. Così dimentica. Dipende dal Ok. Allora io ho un'altra domanda relativamente alle reti di consegna sul territorio, quindi ai pick-up point, che possono anche diventare dei drop-off point come punto di contatto con l'utente. Ora, a parte Poste Italiane che con il suo prodotto Chrono Reverse lo fa già tramite gli sportelli postali, ma mi pare che l'abbia esteso anche ad altri esercizi commerciali di una rete che sta creando, e c'è poi in Italia Fermopoint che fa già questo tipo di attività. Ma all'estero quanto sono importanti queste
queste reti per la gestione del reso e soprattutto se ce l'hai come dato per i vari paesi principali europei, quali sono magari i brand più importanti sul territorio. In Germania, ma soprattutto in Francia sono importantissimi questi punti. In Francia ci sono due grosse reti, Mondial Relais e Relais Colis, altro la rete di Colissimo, che copre addirittura tutti gli uffici postali, che anche dei pick-up, drop-off point di attività private come supermercati. Lì il cliente finale spesso non vuole neanche farsi consegnare la merce in ufficio, ovviamente di casa non se ne parla neanche perché non ci siamo mai. E quindi in quei paesi, in Olanda per esempio, che ovviamente logisticamente è molto diverso di tutti gli altri paesi grossi in Europa. Perché è un paese abbastanza piccola, concentrata, però lì in Olanda Amazon non è ancora arrivato, però c'è bol.com che ha Come si copiato chiama, scusa? praticamente bol.com, il vecchio Bol.com. brand smart online. L'abbiamo Ah, anche fatto ok. vedere, se non sbaglio, secondo me prima dei miei tempi italiani. Però bol.com è un giocatore molto importante, è stato comprato anni fa dalla catena Albert Heijn, che è una catena di supermercati, e loro hanno integrato ogni supermercato di Albert Heijn, che in tutte le città ne trovi tanti, e ogni punto è diventato un pick-up drop-off point per ogni ordine di bol.com. Poi ovviamente avendo la Olanda essendo più o meno grande come la Lombardia, poi quasi tutto piatto, senza paesi in montagna, zone disagiate, lì un ordine fatto entro Facile. mezzanotte va in consegna o pronto per il pick up la mattina dopo, quindi Certo. dall'ordine alla consegna 24 ore al massimo. Però sì, tutti questi punti sono disponibili per loro ed è molto importante perché la gente ormai non sa più quando è a casa, il corriere non li trova mai a casa, che mi fa pensare a un'altra cosa che è molto diversa dall'Italia, e anche lì abbiamo avuto delle belle esperienze con i nostri clienti, che la consegna in Olanda si può farlo facilmente dare fiducia al vicino. E quindi il pacco, l'ordine destinato a me, ma quando non mi trovo a casa, spesso mi trovo la lettera del corriere nella busta lettera che dice consegnato al vicino al numero 19. Quindi Certo. vado a suonare dal vicino, dico: ah, hai ricevuto il pacco? Sì, ok, dai, vieni dentro, fai un caffè, tipico cultura olandese. E quando l'ho spiegato a un mio cliente italiano, ho detto: no, ma in Olanda lo puoi fare, non frecciare solo consegne di privato, perché le persone si stavano lamentando di questa cosa, che i clienti olandesi hanno detto: Carlo, ma perché dovevo firmare per l'accettazione di persona, che in Inghilterra addirittura si lascia tutto davanti alla porta, Certo, soprattutto nei sì, piccoli anche qui è paesi. una piccola differenza culturale, Sì, magari e così ogni tra paese ha Italia e le altri sue paesi. esigenze. Come dicevo, Francia, pick-up point, drop-off point è essenziale, quindi chi va con il suo proprio sito, avendo in Francia, va bene di collegarsi un sistema come quello di Pulissimo, con i Relais, di avere la possibilità di avere questo drop points. Ho letto settimana scorsa, adesso non mi ricordo se era sul vostro sito o il vostro blog, o qualche altro post, che l'italiano non piace questa idea di drop off points e pick-up point. Non ho capito il motivo, ma vuole la consegna a casa, anche se non siamo mai a casa. Sì, in effetti in Italia, visti i dati, ho parlato anche con Fermo Point tempo fa, la penetrazione di mercato di questo tipo di consegne,
non è così alta come negli altri paesi. Credo che è una differenza, anche qui si rientra in una differenza culturale grossa, è che in Italia ci sono ancora diciamo, le reti parentali, per cui magari non sono io a casa, però c'è la nonna, c'è il nonno, c'è un parente o c'è magari la moglie o qualcun altro, il marito che rimane a casa e quindi in qualche modo lo gestiscono la cosa. Sì, Però poi lasciano il numero di telefono e ci chiedono nelle note di chiamate 5 minuti di prima di chiamare, partire. esatto, esatto. E invece i drop-off point in generale o i punti di ritiro sono più diffusi ovviamente nelle grandi città, da quello che ho capito, tipo vabbè, a parte Roma, ma soprattutto Milano che è un po' più avanti, è un po' più vicina al nord Europa o comunque agli altri paesi tipo Germania e Francia come UK, come tipologia di utilizzo dell'e-commerce in generale. Quindi diciamo che fuori da Milano, che è un po' un mercato a sé, per il resto non hanno ancora preso questo grandissimo grip. Eppure anche Amazon punta parecchio sui punti di ritiro, sta costruendo anche una propria rete, anche appoggiandosi a quelle già esistenti, che sta integrando, ma anche dei suoi punti di ritiro. Boh, vedremo, perché in effetti sono molto comodi. Io nel frattempo approfitto anche per ricordare a tutti quelli che sono collegati che possono anche fare delle domande in diretta. C'è Marco qui alla regia che riceverà le vostre domande che poi faremo a Dagmar. Riprendo un'altra delle domande che ci eravamo segnati. Quali potrebbero essere i consigli per facilitare il reso sul sito di e-commerce, più che per facilitare il reso in sé, quali sono gli elementi per rendere appunto più semplice la procedura e più indolore per i clienti? Scusa, non ho sentito bene. Quali sono le procedure che possono rendere il reso più semplice lato cliente? Quindi, Beh, ovviamente se il cliente ha un account, creato un account sul tuo sito, semplicemente di andare lì sull'ordine, di cliccare su voglio rendere, indicare i prodotti. Di quello che dico io sempre, l'esempio di Amazon e di Zalando sono gli esempi migliori dalla user friendliness. Zalando ovviamente anche, come già detto, con la scatola e l'etichetta già pronta. Su Amazon devo aspettare che mi arriva l'etichetta da stampare, da inserire nella scatola con il codice che era ma per il resto basta andare sull'ordine, indicare l'articolo che vorrei rendere e subito questa qua è un sistema abbastanza facile. Un'altra domanda invece è relativa alle opportunità che sono nascoste dietro il reso, ovvero possiamo utilizzare, secondo te, quali sono, magari se ce le hai qualche consiglio da dare, su come sfruttare il contatto del cliente col customer care per un reso come opportunità invece commerciale, opportunità di vendita? Ovviamente sì, cross-selling, upselling, se non va bene questa taglia, vuoi prendere un'altra taglia, eventualmente offrire uno sconto lì. Un'idea che nasce dall'America è di mettere chi vuole rendere in contatto con chi magari vuole ordinare il prodotto non a prezzo pieno. Quindi di far inviare l'articolo che c'è da rendere non al mio magazzino dove io devo ma direttamente a un altro cliente. Quindi una triangolazione del reso praticamente. Esatto, il reso. Interessante. Io metto in contatto chi ha interesse a comprare un articolo, tra virgolette, usata, ma come nuovo, però magari la scatola non è più. Non è più nuova, però metto questi due in contatti eventualmente con un piccolo sconto. Certo. È un po' quello che fa Amazon Warehouse, solo che nel loro caso ritorna indietro nel Sì, ok, magazzino però e lì passa verifica. addirittura Sì, attraverso ripassa dal magazzino. l'accordo
E ovviamente non è di tutto, dipende anche molto dal prodotto. Se io sto parlando di un paio di scarpe della Prada, magari cerco di averlo indietro più veloce possibile per poterlo rivendere. Però se avviciniamo il periodo di saldi, quindi l'ordine che settimana scorsa è andata via a prezzo pieno, che mi rientra 2 settimane dopo nel periodo degli saldi, Certo. quindi magari posso dire al cliente: se vuoi tenertela, ti faccio lo sconto di 10%. Certo, ma questo è molto interessante. Ma per fare questo tipo di attività, quindi in Nord America stanno nascendo delle piattaforme esterne all'e-commerce per fare Beh, questa gestione. non direttamente all'esterno dell'e-commerce, sono servizi inclusi, quindi c'è un mercato di offro il mio reso, dove il venditore adesso mi sfuggito il nome, vado a cercarlo e poi sicuramente Ok, lo metto dopo nei. quindi diciamo che c'è una finestra di tempo che da quel punto l'e-commerce, tra quando io chiedo e esprimo la volontà di fare il reso e quindi l'e-commerce lo registra, a quando effettivamente mi permettono di inviarlo indietro, perché a quel punto se io ho 2 o 3 giorni di tolleranza, almeno mi possono arrivare contemporaneamente le richieste degli altri clienti che vorrebbero magari quel prodotto. Magari c'è già un mercato dove qualcuno dice: beh, io sto aspettando che questo articolo viene disponibile come nuovo da un altro con 10-20% di sconto. Questo è molto, molto interessante. Ora me lo sono appuntato perché potrebbe essere anche uno sviluppo interessante da aggiungere a quello che stiamo preparando adesso proprio per la gestione dei resi. Ok. Marco, era arrivata qualche domanda dalle persone collegate? Ok. Allora, io avrei un'altra domanda che me l'ho segnato qui. Ah, abbiamo parlato per il momento soprattutto del settore abbigliamento, che immagino che sia quello che soffre di più, diciamo, dell'incidenza sui resi. Ma quali altri settori, dai dati che tu hai a disposizione, sono quelli che hanno un'incidenza dei resi importante e quindi da considerare? Beh, noi se guardo qui nel nostro ufficio abbiamo avuto anche i cover telefonici, che poi è un mercato molto particolare perché sappiamo tutto che questo cover ti costa 25 centesimi se le fai produrre migliaia in Cina, e ovviamente ricevere questo qua indietro senza la confezione, eccetera, non ha molto senso. Quindi noi abbiamo dei clienti che ci hanno fatto ricevere i resi che poi sono stati distrutti. Sì, alle volte conviene più magari lasciarlo al cliente o ritirarlo per Esatto, quello prendere lì. cattive Anche abitudini. se poi vedo quanto costano questi custodi che vanno su Amazon e altri siti per tra 10, massimo 20 euro, dico: ok, dove perché vado a rendere una custodia di un valore commerciale di 12 euro e devo pagare la spedizione con le poste di 9,50 euro? Non ha senso, Non ha senso, conviene no. davvero distruggerle e farle rimanere lì. Vabbè, è quello che dicevo prima, dai anche questo è un consiglio al tuo customer care, di dire: dagli la possibilità di quando il cliente chiama e chiede di voler esprimere la volontà di voler fare un reso, dà la possibilità al tuo customer care di trattare con il cliente, di negoziare con il cliente magari un sconto, una voucher, e se tieni quel reso, ovviamente se parliamo di un prodotto, chiedi una foto e non chiedi il reso indietro, non chiedere al cliente di rendere. Chiedi le foto e il cliente manda le foto del prodotto completamente danneggiato e dice: ok, via, ti mando una nuova. Certo, sì. Non chiedermi di perché anche questo sono resi ovviamente. E non abbiamo solo abbigliamento dove la taglia o il colore non ci piace.
Quindi altri settori, a parte quelli dell'elettronica di consumo, per esempio nel food, immagino che lì Resi, a parte il prodotto che non va bene, nel senso che magari è arrivato avariato, non sono proprio previsti, comunque dalla normativa in generale. No, non sono previsti, ovviamente lì il cliente può lamentarsi per il fatto che magari qualcosa è, come dicevo, danneggiato o Vabbè, lì però non è un reso. mandato quello con la scadenza sbagliata. Certo. E invece per quanto riguarda i prodotti personalizzati, tipo una camicia su misura, una giacca, i gadget per esempio personalizzati, e in Italia la legislazione prevede il fatto che questi articoli sono esclusi dalla possibilità di reso. In Ma tutta anche Europa. all'estero è così? Ah, ok, Sì, in tutta Europa è così. la personalizzazione per quello che vedi spesso che cercano di farti personalizzare anche di questi promotions che ci sono adesso con il social commerce, Facebook, Instagram, Shopify, sono spesso dei progetti di personalizzazione perché lì il reso poi anche se magari non è così personalizzato, però l'ordine è fatto apposta per te, quindi non lo puoi rendere. Certo. Vediamo anche lì abbiamo dei clienti che accettano anche lì il reso. Quindi, Ah, ok. perché fa parte diciamo, di un'estensione comunque commerciale della cosa, Esatto. perché non è un loro diritto, ecco, nel senso. Diciamo che la questione delle spese di spedizione, spese di reso stesso, gestione del reso, è più una domanda commerciale, come voglio promuovermi sul mercato, che è una domanda di legislazione. Sì, sono costretto di accettare certe cose, però soprattutto se tu ti comporti troppo fiscale su certe regole, sarà stata l'ultima volta che il cliente ha comprato da te. Ok, anche perché è importante tenere un buon rapporto con il cliente, soprattutto in fase d'ordine, cercare di ridurre quanto possibile l'attrito, nella fiducia, quindi Torniamo all'argomento Sì. Dell'abbigliamento, informazione sul prodotto, le taglie, come veste, eccetera. Soprattutto se sei il brand stesso, spiega bene al cliente come veste. Chiedilo di inserire dimensioni, di misurare torace, dita, lunghezza braccia, eccetera. In Ecco, modo da cominciamo da ridurre. lì, da chi fa le camicie su misura. Prendi un tool di questo genere che poi lo colleghi alla tua tabella taglie e dici al cliente, ok, se tu hai un metro, prendo me stesso come esempio, hai 1,92 m, 102 kg, probabilmente ti va bene la taglia 50, 58 piuttosto che 60. Sì, no, ok. Allora, due domande di natura, diciamo, quasi economica. Allora, la prima è la gestione del reso dall'estero. Prima di tutto ci sono dei problemi con le dogane, se non ricordo male, nel senso che soprattutto quando si va fuori dall'Unione Europea, quando poi si gestisce un reso, ci sono dei problemi da considerare, da gestire, che sono quelli dello sdoganamento anche sul ritorno della merce. Sì. E a cosa dobbiamo stare più attenti in questo caso? Allora, l'operazione è abbastanza semplice. Spedisco in America, per esempio, un prodotto X che costa 100 euro, e sente dazi, sente sales tax in America, quindi non ci sono problemi per pago la spedizione e il pacco arriva in America. Poi il cliente dice non mi va bene, voglio rendere, o lo fai direttamente con il corriere o lo fai eventualmente con un servizio come il nostro,
Comunque la merce ti rientra eventualmente consolidata con altri prodotti e la dogana italiana dice: ah, però cosa sta arrivando qua? E se poi lì la documentazione non è apposta, tu dovresti essere in grado di dimostrare che l'ordine 1 è uscito il giorno X, è reso, quindi hai un documento di reso, e poi il prodotto è rientrato per poter dimostrare che questo articolo, magari addirittura Made in Italy, è uscito dall'Italia, rientra. Se tu non puoi dimostrare bene questa traccia, almeno l'IVA va pagato. E Ok, quindi quindi se ho documentazione, e questo è quindi importante da sapere, il fatto di poterla sì, però gestire nel migliore modo. i tempi sono lunghissimi. La dogana italiana, come anche quella tedesca, sono molto precisi su queste cose. E mettono ogni tanto 4-5 settimane quindi c'è, mi ricordo una presentazione di Luisa Via Roma, dove dicevano che loro preferivano di pagare dazi e IVA di una seconda al rientro per avere Piuttosto che almeno avere il il prodotto prodotto di fermo. nuovo in vendita in tempi più brevi possibile, invece di dover aspettare 5-6 settimane e Per poi lo sbagliamento. il prodotto che valeva 1.000 euro va nei saldi via per 500. Certo, eh sì, questo è interessante come approccio. E l'altro aspetto invece è quello della logistica di prossimità anche per la gestione dei resi. Cioè, per esempio, se un e-commerce vende parecchio in un altro paese, ora non solo in Nord America, questo immagino valga anche per Inghilterra, Francia o Germania o Spagna e così via, è vero che è meglio avere una logistica di prossimità dall'altra parte dove far arrivare i resi e poi consolidare tutto lì, oppure ha più senso fare la gestione dei resi one to one, quindi reso che rientra singolarmente in sede? È tutta una domanda dei costi, ovviamente, e delle tariffe che hai col Corriere. So che più o meno, so che di tanti dei nostri clienti, abbiamo clienti che hanno 10 resi al mese in un paese e quelli che hanno 1.000 resi al mese in un paese. Prendiamo un esempio, Germania, abbiamo dei clienti che hanno tra 0 e 10 resi al mese. E ne abbiamo uno che fa addirittura 560, 600 resi al mese lì. Però le spese per il rientro, al di là della tempistica, perché ovviamente se tu devi andare a mandare il corriere a ritirare e portartelo indietro in 2 o 3 giorni, paghiamo tra 15 e 20 euro per questa operazione. Invece, se facciamo la consolidazione come la facciamo noi, la possiamo con la politica di Amazon e Spartoo, lasciamo al cliente finale le spese di spedizione per il reso. Posso sempre decidere di rimborsarlo, però parliamo lì di una spesa di tra 5 e 10 euro, che però vanno sostituite maggiormente dal cliente finale. Poi noi elaboriamo il reso e ti spediamo un pacco una volta alla settimana, una volta al mese, dipende ovviamente dalla quantità e di quello che abbiamo concordato. Di quelli che hanno 500 resi al mese, spediamo tipo 5-10 scatole alla settimana. Certo. Altri raggruppiamo quello che abbiamo ricevuto in un mese e poi spediamo quello che abbiamo ricevuto. E ti Immagino che dico, una oltre. spedizione di una scatola dalla Germania in Italia con 10 resi o con 20 resi costa ugualmente a un singolo reso. Quindi lì la Certo, quindi a livello consolidazione economico. ha molto senso. Il problema per tanti è che la consolidazione all'estero, se non so cosa è stata ricevuta, come faccio a fare i rimborsi dei miei clienti? Non posso fidarmi del loro codice di tracking che mi mandano: ma ti ho inviato il codice di tracking, ho visto che avete ricevuto in Germania, però in Germania non è qui da me in magazzino a Bari. Come faccio? Quindi per quello che noi abbiamo offerto questa possibilità di
di fare la verifica del reso per conto tuo. Ok, quindi dipende ovviamente dai numeri, come giustamente si diceva, ma anche dipende dalle necessità specifiche dell'e-commerce, se ha bisogno e in quali tempi di recuperare subito la merce da rivendere. Se noi la riceviamo per un cliente, le custodie, ok, questi spesso non vanno resi, ma se parliamo di un articolo piccolo, di queste dimensioni qua, anche se sono tre, ce ne stanno 100 in uno scatolone dove Certo. ci sono magari 10 paio di scarpe. E quindi anche lì, peso, volume, a un certo punto non possiamo fare la scatolone grande perché poi si danneggia facilmente. Certo. Ok, allora, siamo arrivati alle 18. Io prima di tutto ringrazio Dagmar, Grazie a voi per per la disponibilità e vi ricordo due cose importantissime che con Dagmar ci rivedremo poi al Foricom, soprattutto perché saranno poi sponsor del premio. Foricom e Dagmar consegnerà di persona il premio per il cross border e-commerce, quindi l'e-commerce che vincerà e che dimostrerà di avere la miglior policy e la miglior gestione dell'internazionalizzazione. Questo è il 23 gennaio 2020. Altra cosa che vorrei ricordarvi è che i talk del 2019 finiscono qui con oggi e ricominceranno a gennaio. Il programma che vi invieremo sarà ricco e interessante di contenuti e vi sarà inviato prima di Natale. Ora stanno definendo un attimo le date e le ultime cose riguardo gli ultimi argomenti avrete tutte le date fino a febbraio-marzo. Abbiamo deciso infatti di estendere questa iniziativa dei talk che hanno avuto un ottimo seguito anche poi con le view su YouTube sul nostro canale successivamente al talk e ci saranno nuovi argomenti. Vi invito quindi anche a segnalarci via mail, via Facebook o come preferite come canale eventuali argomenti che vorreste che fossero trattati da noi. Quindi vi ringrazio, ringrazio ancora Dagmar per la disponibilità e questo video sarà disponibile e pubblicato sul nostro canale YouTube durante la settimana. Ok, Ciao, grazie a te. grazie a te. Ciao, buona serata. Ciao Marco. Ciao.